A San Giovanni Valdarno continua l'operazione Arno Sicuro. Dopo la terapia d'urto, che ha migliorato la funzionalità dell'asta fluviale nel tratto compreso tra il Ponte Pazzi e il Ponte Pertini, adesso a passare sotto i ferri è l'area che si sviluppa di fronte allo stadio comunale. Qui nel 2019 a causa dell'alluvione era avvenuta una frana abbastanza importante che comprometteva proprio anche la tenuta della sicurezza idraulica di questo territorio, di questa porzione dei Lungarni, peraltro molto frequentata dai cittadini di questo comune. Ci attivammo subito insieme al comune, insieme alla Regione Toscana per trovare le risorse per poter poi procedere con le progettazioni e avviare le fasi di cantiere. Da qualche giorno il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno ha avviato il nuovo cantiere. Uomini e macchine sono già al lavoro per ripristinare la sezione idraulica e realizzare opere di protezione di sponda. I lavori consistono nell'inserimento al piede della sponda del fiume Arno di una scogliera in massi naturali, dove poi verranno collocate anche delle talee di salice per rinverdirla. Quindi questa scogliera viene posizionata di sopra, diciamo, una pista e ricostituendo via via la sponda, via via che si sale. Vengono inseriti anche 3 repellenti trasversali alla base della scogliera in modo da renderla ancora più stabile. 450.000 euro l'investimento richiesto e finanziato dalla Regione Toscana con l'ordinanza del commissario delegato emanata per curare i danni causati dall'ondata di maltempo del 3 novembre 2019 e per risolvere le problematiche idrogeologiche causate dall'ondata di maltempo del 27-28 luglio 2019. Lo scorso anno ci promisero che avrebbero lavorato molto rapidamente perché questo intervento venisse fatto in quest'estate e così è stato. Il cantiere si è aperto qualche settimana fa, i lavori stanno andando molto rapidamente, si prevede una chiusura nel mese di settembre, per cui noi siamo molto soddisfatti perché questo è un luogo molto frequentato e amato dai sangiovannesi, oltretutto entrerà a far parte della ciclopista dell'Arno, per cui intervenirvi anche con questa modalità, è la stessa massicciata spondale che vedete tra i due ponti, Ponte Pazzi e Ponte Pertini, per noi sicuramente è un obiettivo, un lavoro molto molto importante.